Non è un caso che Liborio Stupia, nuovo rettore dell'Università d'Annunzio, il giorno del passaggio delle consegne abbia chiesto al coro UDA Incanto, fresco vincitore della Feluca d'Oro alla Rassegna Nazionale di Cori di Ateneo ad Urbino, di intonare l'Inno alla Gioia, la nona di Beethoven, alla cerimonia del suo insediamento. La prossima frontiera è l'internazionalizzazione, perché la ricerca, perché la didattica non possono avere confini ristretti, perché dobbiamo guardare ad altri paesi, dobbiamo guardare ad altre realtà sociali e anche perché i finanziamenti importanti vengono dall'Europa, quindi la prossima frontiera sarà quella. Auditorium del Rettorato gremito per la cerimonia di passaggio del testimone che chiude i 6 anni di Sergio Caputi, duri ma intensi, della sua vita. Abbiamo avuto tante vicende legali da risolvere, contenziosi con la nostra fondazione, con la nostra telematica, col villaggio del Mediterraneo, con il CUS, insomma abbiamo avuto tanti contenziosi che abbiamo risolto in maniera brillante grazie chiaramente all'aiuto che ho avuto, al supporto che ho avuto all'interno dell'Ateneo da parte di tutti e in particolare del direttore generale e della prorettrice. Però ne siamo venuti fuori bene, è stata un'esperienza importante della mia vita, ma comunque rimango a disposizione dell'Ateneo per qualsiasi cosa. Un breve scambio di battute a tratti esilerante tra i due rettori con il grazie di Stupia Caputi per questi 3 mesi di apprendistato in rettorato, perché, fa notare il nuovo rettore, il passaggio del testimone in atletica è noto, è un momento delicato quanto determinante per essere vincenti. E poi basta con il tiro alla fune Chieti Pescara. Siamo un'università che ha il privilegio di insistere su due città importanti, due città, una con più storia, l'altra con una realtà più attuale, una vocazione più culturale, l'altra vocazione più imprenditoriale, ma sono due città che l'università deve riavvicinare e non separare. C'è emozione nelle parole di Caputi, che ringrazia tutti prima di lasciare il consiglio più prezioso al collega Stupia. Avere tanta pazienza, per fare questo lavoro ci vuole una pazienza infinita. Questo è il consiglio più grande che mi sento di dargli.